figlioli miei cari, Maria, non lo sentite voi nel cuore questo gran nome, che è un cielo, è più del cielo, è un riflesso dell'eternità, è un riflesso dell'adorabile Trinità, il più grande riflesso che mai si sia visto sopra di questa terra, Maria, Maria, Maria. E io leggo in te, Vergine dolcissima, una luce immensa nella quale mi smarrisco, ma per la quale anche mi oriento. Perché? Perché la tua luce, Maria, risplende dal principio, principio del mondo, fino alla consumazione dei secoli. E tu sei la creatura nella quale il Signore ha voluto manifestare tutta la sua grandezza, tutta la sua bellezza, tutto il suo amore. Riflesso dell'adorabile Trinità. Ha voluto manifestare il Dio la sua grandezza, ha voluto manifestare la sua sapienza, ha voluto manifestare il suo amore. Ed è questa la prima riflessione che ci deve raccogliere, figlioli carissimi, sulla grandezza immacolata di Maria. Riportatevi nei cieli e guardate l'immensità dei cieli, figlioli miei. Che cosa vedete? Un fenomeno grande. La povera scienza, questa piccola cosa umana che presume di essere tanto, tanto grande, la povera scienza ci si è smarrita, ma ha potuto appena, appena, appena intravedere qualche cosa di quella magnificenza. Ed ecco che nei cieli noi vediamo le nebulose, possiamo dire le generatrici degli astri, e poi vediamo gli astri nella loro incandescenza, possiamo dire gli astri nell'ordine della provvidenza di Dio, e poi vediamo gli astri i quali sono condensati ed hanno abitatori, la terra, e possiamo dire l'applicazione dell'ordine di Dio è come il primo anello di un ordine immenso, immenso, che noi non conosciamo e del quale non possiamo valutare tutta l'estensione. Le nebulose, diremmo quasi l'annunzio degli astri, abbiamo detto le generatrici degli astri. Ecco, guardate Maria, dal principio e prima di tutti i secoli io fui presente dinanzi a lui. Egli mi guardò e mi stabilì termine fisso del suo eterno consiglio. Dunque Dio, nel creare l'universo, guardava questa creatura meravigliosa. E quali sono le nebulose, diremmo quasi, che hanno quasi annunziato la Vergine Immacolata? Ecco la storia lontana, e noi vediamo come la nebulosa, la quale non può avere per noi consistenza e non possiamo discernerla nella sua formazione, noi vediamo in questa storia passata l'ombra sua, è come la nebulosa che l'annunzia. Se ne potrebbero citare moltissime di queste nebulose, tutte le figure bibliche sono tutte quasi le nebulose di Maria, diremmo. Che cosa meravigliosa, Vergine Santa, vederti nell'Eden, in quella povera donna la quale è caduta nel peccato, ma porta in sé la promessa tua. Porrò inimicizie tra te e la donna, tra il seme tuo e il seme di lei. Ecco Eva, la quale è diventata come una nebulosa, diremmo quasi nell'annunzio della tua realtà, perché Eva era la peccatrice, ma Eva era la prima donna, e tu devi essere la seconda donna del genere umano. Eva era la prima madre e tu dovevi essere la seconda madre. Eva era la madre dei peccatori e delle peccatrici e tu dovevi essere la mamma dei giusti rigenerati alla grazia per la redenzione. Quella donna che aveva fatto amicizia con Satana dava luogo dunque all'annunzio della donna che doveva schiacciare la testa di Satana, e quindi dava luogo all'annunzio di Maria.
come le nebulose passano nel cielo e sono nella loro traiettoria meravigliose, meravigliose, così figlioli miei cari, possiamo dire Maria è passata nel cielo della storia. E fin dal principio del genere umano è apparsa su questa luce grande, grande. E so ti schiaccerà il capo, la promessa di Dio. Percorriamo tutto l'Antico Testamento, non c'è tempo da poterlo percorrere determinatamente, ma noi vediamo in tutti gli annunci dell'Antico Testamento l'ombra e la figura dolcissima di Maria. Giuditta, la forte, riproduce e annuncia la sua fortezza prima che essa fosse. Esther, la mediatrice, riproduce ed esprime la sua mediazione. E così dica di tutte le donne dell'Antico Testamento, ognuna ha portato in sé qualche cosa della grandezza di Maria, ma non l'ha portata in sé come sua proprietà. Era la nebulosa che passava sul cielo della storia e che annunziava un astro che doveva condensarsi ed essere il massimo astro del firmamento. Ecco la grandezza di Dio in Maria, poiché tutto si concentra in lei e tutto deve concentrarsi in lei. E se l'antica storia l'ha annunziata, la realtà l'ha prospettata e diremo l'ha proiettata, e quello che è seguito dopo la redenzione, l'ha come santificata in mezzo a noi e come fatta madre nostra, perché è tutto nostra. L'ombra, il disegno di Dio, la realtà applicata a noi. L'ombra che riflette la potenza di Dio, il disegno di Dio nella sua infinita sapienza, l'applicazione a noi nel suo amore per noi che è misericordia. Ed ecco perché il Signore ha voluto dotare Maria della potenza più grande. Essa è la ricchezza, la stupenda ricchezza di tutti i doni di Dio. Maria è la sede della sapienza, è la luce la quale illumina la terra e impedisce a questo povero mondo di gettarsi nelle tenebre degli errori, è quella che schiaccia tutte le eresie. È la madre delle misericordie e dell'amore, che riflessi meravigliosi dell'adorabile Trinità, o Vergine bella, e come l'anima mia si sente prostrata dinanzi a te in una profonda, profondissima venerazione, perché Vergine bella, il cuore si sente tutto commosso al pensare che tu sei che ci dai Dio e ci fai capire Dio, che tu sei che ci fai intendere tutta la profondità dei disegni di Dio, che tu sei che ci dai l'abbraccio di Dio e che rappresenti la bontà di Dio, e dire no, Dio fatto mamma in te, Dio fatto sapienza adattata a noi bardoli della terra, Dio fatta potenza e fatto potenza è dato a noi. Il secondo momento di questa immensa grandezza di Maria, la realtà storica. Ecco essa nasce e tutta la terra esulta, ma gli uomini non se ne accorgono di questa nascita, però se ne accorge bene il cielo e la terra e gli angeli di Dio, i quali cantano al Signore le lodi perché è nata questa bambina meravigliosa. Nasce ed è concepita immacolata. Ecco la realtà, essa ti schiaccerà il capo. Vorrei inimicizie tra te e lei, tra te e la donna. E la donna è proprio lei. E essa gli schiaccia il capo. Nella sua concezione glielo ha schiacciato. Nella sua nascita ha fatto sentire tutta la sua potenza. Il demonio si è sentito come schiacciato anche in quel momento della nascita, perché ha aperto gli occhi alla luce. Essa, che era già piena dello Spirito Santo,
essa che era già piena di grazie, essa che già cantava nel seno materno le lodi di Dio, ed è stata l'armonia più bella che sia risuonata sopra di questa povera umanità e di questa povera terra. Maria, Maria. Quando le posero il nome, io credo che tutto il cielo esultò, perché in tutto il cielo quel nome ebbe un significato tanto diverso dal nome che portarono tante altre donne, che si chiamarono anch'esse Maria, ma non erano Maria Immacolata, ma non erano Maria debellatrice di Satana, ma non erano Maria figliola di Dio eterno, ma non erano Maria predestinata ad essere la madre di Dio, ma non erano Maria predestinata ad essere la sposa dello Spirito Santo. Che cosa grande è la Vergine Immacolata! O se il cuore nostro palpitasse per te, Vergine bella, e se noi capissimo veramente quello che sei, e se la terra lo comprendesse, non sarebbe quello che è. Perché? Perché tu daresti alla terra tutti i raggi della divina potenza che in te sono concentrati, perché tu daresti alla terra tutte le luci della divina sapienza che sono in te raccolte, perché tu daresti alla terra tutti gli efflussi del divino amore del quale il tuo cuore è ripieno, e la terra non sarebbe più quella che è: rovina, stoltezza e odio. La realtà di Maria è nella sua magnificenza e nella grandezza della sua divina maternità. La magnificenza per la sua pienezza di grazie, la maternità per il Verbo di Dio che si fa carne in lei. Ecco l'angelo di Dio. Ci voleva un annunciatore celeste per poterci manifestare la grandezza di questa donna singolare che è la mamma nostra. Maria è tutta prostrata nella sua umiltà, e un angelo di Dio fulgente le si presenta. In forma sensibile, ovvero nello spirito, io credo in forma sensibile, tutto se lo fa credere nell'Evangelo. Il colloquio infatti che si stabilisce tra lei e l'angelo ha tutto il carattere di un colloquio tra due persone visibili che si vedono e che si parlano. L'angelo si inchina: io ti saluto, o piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. E rimase in silenzio, e Maria trepidò. Era la sua profonda umiltà che la faceva trepidare, e non sapeva che cosa volesse significare quel saluto. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta ad Abramo ha trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta a Noè, anche prima di Abramo, ha trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta a quelli i quali hanno avuto missioni particolarissime da Dio ha trovato grazia presso Dio. Ma tu sei la piena di grazie, e dunque hai trovato tutta la grazia presso Dio. E tutta la grazia presso Dio è nell'effusione della sua infinita carità che prima dei secoli aveva già stabilito nella sua eterna, nei suoi eterni disegni, l'incarnazione del Verbo suo e la salvezza dell'uomo che egli voleva creare e che gli sarebbe stato in grado nella caduta spaventosa che fece. Tu concederai un figliolo, lo partorirai e gli porrai nome Gesù. Concederai un figliolo, potremmo dire una trinità di manifestazioni. Concepirai, partorirai, gli porrai nome Gesù. Concepirai, una potenza dunque ti animerà, la potenza di Dio. Partorirai, dunque tu avrai in te la divina ed eterna sapienza e la darai alla luce e gli darai le darai il corpo. Il corpo che gli vuol terminare Dio stesso, la seconda persona della durabile Trinità, l'eterna e infinita sapienza di Dio. Gli porrà il nome Gesù, nome di salvezza, quindi nome di amore, quindi manifestazione sublime e solenne di amore e dell'amore di Dio verso dell'umanità.
E Maria domanda solo, come può realizzarsi questo? E l'angelo risponde, lo Spirito Santo sopravverrà in te, la virtù dell'Altissimo ti adombrerà. Per questo quello che nascerà da te sarà chiamato il figliolo di Dio. E allora Maria non disse altra parola che questa, ecco la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. E rimase in profonda adorazione davanti a Dio. E la potenza di Dio, l'infinito amore, discese in lei, vivificò il germe vitale che in lei era, nel vivificarlo la divina persona, la seconda divina persona dell'adorabile Trinità, terminò quel colpicciolo già all'inizio della sua formazione, et verbum caro fatum est. E si chiuse il mistero, ma si aprì il cuore di Maria, ed ecco nel suo cuore una vampa d'amore straordinario che la portava in una vampa immensa di carità, eccola correre con gran fretta per visitare la cugina Santa Elisabetta. L'angelo glielo aveva annunziato, la tua cugina Elisabetta ha concepito pur stando nella vecchiezza. Ed ecco che essa corre, corre. Che cosa ti fa correre, o Maria? La carità. Perché corri, o Maria? Per la carità. Dove vai, o Maria? Per santificare. Tu vai sui monti di Hebron per santificare. Ed ecco alla presenza della tua cugina. L'incontro tra due anime grandi, ma la tua era immensamente grande, grande. E la tua cugina, o Maria, rimane stupefatta. Donde è me tanto onore che la madre del mio Signore venga a me? Perché ecco, quando la voce del tuo saluto e si è ripercossa in me, ho sentito il mio piccolo che è saltato di gioia nel mio seno. E Maria che cosa dice? L'anima mia glorifica il Signore. Ecco la sua vita. Ed ecco la potenza di Dio in quest'anima. La piccola creatura che diventa lode di Dio. L'anima mia glorifica il Signore. Perché Maria hai detto glorifica il Signore? Perché portavi in te l'eterna gloria di Dio, il verbo di Dio che glorifica il Dio. E quindi era logico che il tuo cuore risonasse della lode di Dio. L'anima mia glorifica il Signore. Verbo di Dio lo glorifica nell'eternità. Tu hai ricevuto il verbo di Dio e lo glorifichi nel tempo. Tu lo hai ricevuto sopra di questa terra e lo glorifichi nella terra. Tu lo hai ricevuto per darlo agli uomini e glorifichi Dio in nome di tutti gli uomini. L'anima mia glorifica il Signore. Quanto è grande questa parola, sempre bella e sempre nuova, figlioli miei cari. Esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore. Esulta l'anima sua. E che cos'è questa esultanza, o Maria, se non l'applauso di tutto il tuo essere vivificato, completato, arricchito, divinizzato dalla presenza del Verbo di Dio? E l'esultanza dell'anima tua che è stata immacolata per il Verbo di Dio che in anticipo ti ha fatta pura, 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 purissima. E in previsione dei meriti suoi e della sua passione ti ha arricchita di grazie. È logico dunque che tu esulti nella magnificenza del Dio Salvatore, ma il Dio Salvatore è tuo ed è tuo figliolo, ma tu lo hai nel seno, vivo, gloria perenne e eterna di Dio, e tu vivi di quella vita perché tu dai a quel corpo la tua vita, e il sangue di lui è il sangue tuo. E il sangue tuo circola in lui, e siccome egli è terminato dalla persona divina, il sangue che circola in lui è sangue divino, e quindi ricircola in te sangue divino, e tu partecipi alla vita divina, per questo vuoi dire veramente, propriamente, l'anima mia glorifica il Signore. Che cosa grande sei tu, Maria, e io mi sento commosso, o madre dolcissima, e vorrei solo piangere, piangere, e perché? Perché, fedeli miei cari, se noi dovessimo levare la voce in questo momento per fare eco alla voce adorabile di Maria, che cosa dovremmo dire?
dovremmo dire l'anima mia non ha glorificato il Signore, l'anima mia ha vilipeso il Signore col peccato, l'anima mia ha offeso il Signore col peccato, e il mio spirito ha esultato nelle cose putride di questo mondo e non ha esultato in colui che mi ha salvato e non ha portato in sé l'esultanza di questa salvezza, ma ha rigettato la salvezza e si è dato la colpa. Che cosa ne dite, figlioli miei cari? Date uno sguardo ai vostri peccati, alle vostre mancanze, alle vostre infedeltà, alle vostre ingratitudini. E allora supplicate Maria che voglia abbracciarvi, voglia farvi figli suoi, voglia come mettervi nel suo seno benedetto per dire in lei, noi poveri peccatori che abbiamo disonorato Dio, l'anima mia glorifica il Signore e glorifica il Signore per Maria. E io capisco perché ogni atto della vita cristiana non può essere atto di vita cristiana se non passa per il cuore di Maria, lo capisco benissimo. Perché se essa è la mamma nostra, è colei che ci deve dare la vita. E come essa ha dato la vita al Verbo di Dio nel suo seno, deve incentrarci nel suo seno materno, farci figli suoi e darci la sua vita, perché la sua vita sia in noi glorificazione di Dio, l'anima mia glorifica il Signore, e sia esultanza nella sua redenzione, perché questa esultanza la fa applicare a noi e ci fa essere irredenti di fatto, esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore. O magnificenza meravigliosa di Dio in Maria Immacolata, mamma nostra dolcissima. Il percorso della sua vita, noi ne abbiamo una luce soltanto in Cana di Galilea. Lì apparisce Maria novellamente, è stata sempre nascosta. Perché, mio Signore, l'avete nascosta nella sua vita terrena? Perché essa ha voluto essere nascosta. È logico, la sua lampada ardente di gloria di Dio era come quella pace che va sempre in alto, in alto, in alto e che si stacca per sempre dalla terra. Era come uno straccio di luce meraviglioso che rischiarava il povero cielo di questa terra, e certo non poteva rischiarare la terra, non poteva inabissarsi nella terra, non poteva farsi coprire di terra. Ecco il silenzio di Maria, il meraviglioso silenzio. Silenzio che riproduce in sé l'eterno e divino silenzio di Dio. Chi può capire? Dio silente, dirò quasi, nella sua infinita eternità. Perché Dio è atto purissimo ed è atto semplicissimo, tutto in atto, sempre presente, che non ha né passato né futuro, e per conseguenza è in un'arcana e adorabilissima pace. L'eterno silente, l'eterno Verbo, il quale parla, sì, ma la sua parola è lode di Dio in Dio, l'eterno amore, il quale si effonde ed è fiamma di Dio in Dio. Che cosa meravigliosa! Ecco Maria che manifesta un raggio della sua potenza. Si trova in Cana di Galilea, in un banchetto, manca il vino. Il vino che era il completamento della cerimonia nuziale e per conseguenza era un'esigenza dello stesso matrimonio per quei tempi. E ci mancava il vino, erano venuti gli apostoli, stanchi, probabilmente avevano essi come consumata quella parte di vino che doveva servire poi per la funzione nuziale, e la Vergine Santa supplisce subito questa mancanza, va a Gesù e dice semplicemente non hanno vino. E Gesù dice: che cosa c'è di diverso tra me e te? O donna, cioè o signora, questo significa donna nel significato ebraico, o signora, o regina, quindi dà a Maria un titolo di onore. Che cosa c'è di diverso? Non è giunta l'ora mia. E voleva dire, tu hai la stessa potenza mia, non è giunta l'ora mia, ma l'ora tua è sempre giunta. E difatti poteva essa manifestare una potenza più grande, che dà all'umanità il Verbo di Dio fatto carne, ci poteva essere un miracolo più bello. E Maria capisce la parola di Gesù, la capisce tanto che vuole essa stessa prestare il momento della sua manifestazione per gli apostoli che erano venuti. Difatti l'Evangelo ci dice che dopo il miracolo gli apostoli credettero in lui, dunque non credevano prima, è logico.
e non credevano prima ed ebbero bisogno di quel miracolo, e Maria lo volle apprezzare perché lesse nel cuore degli apostoli tutta la loro mancanza di fede e tutta la trepidazione delle anime loro. E allora disse semplicemente ai servi: fate quello che vi dirà. Con questo diceva a lui: dici ed opera. E Gesù disse ed operò. Ma era la potenza di Maria. È evidente che Gesù operò per Maria. Operò per Maria perché sentì la sua santa e materna parola. Ma operò per Maria perché, se non era giunta l'ora sua, come poteva giungere? Ma l'ora di Maria era giunta. E allora Gesù dirò così: pigliò la potenza di Maria e nella potenza di Maria operò il miracolo di Cana. Non lo operò nella sua potenza, non era giunta l'ora sua, ma lo operò per Maria. Riempite le idre di acqua. E le idre furono riempite. Erano l'immagine di Maria ripiena di grazie, perché l'acqua è un meraviglioso simbolo di grazia. Portatela a colui che ha cura del vino. Era la parola imperatrice, la quale ordinava quell'acqua a colui che aveva cura del vino, e certamente non poteva avere cura dell'acqua, e quindi l'acqua obbedì immediatamente. Ed era anche questa un'immagine meravigliosa di Maria, perché Maria, la ripiena di grazia, fu portata a colui il quale doveva aver cura ed aveva cura delle sue creature, perché era il Dio creatore. Questa pienezza di grazia fu data al Verbo di Dio, e il Verbo di Dio si fece carne in lei e mutò lei in una creatura divina e lui in una creatura umana in lei, di modo che egli si fece uomo mentre Maria diventò divinizzata, lo diciamo propriamente e proprissimamente. E a quei piccoli mozzoretti moderni, i quali trovano sempre da ridire quando si parla della grandezza di Maria, i quali criticano Sant'Alfonso per aver detto che adoro una regina, io dico: voi non intendete la parola profonda di un santo, il quale ha guardato questa divinizzazione meravigliosa di questa creatura, come ha guardato la umanizzazione meravigliosa del Verbo di Dio, e si è fuso in Maria in un amore estremamente grande, e si è fuso in Gesù sacramentato in un amore estremamente confidente. L'acqua si è mutata in vino e l'allegrezza è tornata in quella casa. L'anima mia glorifica il Signore, Maria glorificata Gesù. Esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore. Lo spirito di Maria è esultato in lui Salvatore, che era presente, ed è esultato perché la sua carità si è effusa per lei su quei poveretti quali mancavano di vino. Il segreto di tutta questa grandezza, l'umiliazione di Maria. Due abissi ci sono: l'abisso dell'infinito e l'abisso del nulla. Mi diceva un'anima buona di Genova, la quale ebbe una comunicazione da un'anima santa passata all'altra vita, Giuseppino Berrettoni, che quando questa anima santa le disse: tutte le cose della terra, sapienza, scienza, onori, ricchezze, lettere, arti, dinanzi a Dio sono nulla, 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 essa sentì come un gran vuoto, un immenso vuoto, e disse: io ho capito come una parola può significare e può darci la vita di quel che dice, di quello che esprime, perché sentì questo immenso vuoto. Ma nel sentire questo immenso vuoto io sentivo l'immensità dell'infinità di Dio che colmava il vuoto. Ci troviamo precisamente di fronte a questo fenomeno meraviglioso: l'infinità di Dio, abisso di grandezza, la creatura la quale si inabissa fino al punto da diventare il nulla nella sua umiltà ed è riempita tutta di Dio. Perché diceva quest'anima santa: io ho visto quel nulla che si riempiva di Dio precisamente perché era il nulla, il nulla. Ed ecco Maria, la quale si è annientata in tanta umiltà, ed è questa la misura della sua umiltà, che è diventata come il nulla, respectit humilitate mansille sue, ha guardato l'umiltà della sua serva, per questo mi chiameranno beata tutte le generazioni. Ha guardato questa umiltà,
come l'hai guardata, mio Dio eterno? L'hai guardata col tuo sguardo di potenza e l'hai riempita della tua potenza. L'hai guardato col tuo sguardo di sapienza e l'hai riempita del Verbo di Dio e l'hai fatta madre del Verbo di Dio. L'hai guardato con lo sguardo del tuo infinito amore e l'hai assorbita in Dio così, perché l'hai fatta tua sposa, l'hai te stessa vivificata e l'hai resa capace di essere la madre di Dio. Ma c'è una terza grandezza, figlioli cari, che ci mostra Maria, dolcissima mamma nostra, ed è la grandezza del suo dolore, la grandezza del Calvario. O se noi capissimo quel momento grandioso nel quale la Vergine Santa si è trovata sul Calvario per prendere possesso di noi. Nella casetta di Nazareth è stata madre di Dio, nel silenzio di quella casetta la presenza di un angelo. Il lavoro del Calvario è diventata la mamma nostra, alla presenza degli sgherri, degli esseri più ributtanti di questa povera terra, alla presenza dei ladroni, i quali erano crocifissi col Verbo di Dio, alla presenza di tutti quei scellerati scribi, farisei e sacerdoti depravati dell'antica legge, essa è stata dritta nel suo dolore. Sabbath Mater dolorosa, per ricevere la maternità che doveva farci figlioli suoi. Che grandezza in quella parola. Dio disse, sia fatta la luce e la luce fu fatta. Una parola. E l'onnipotenza di Dio si manifestò e si glorificò nella creazione della luce. Una parola. E una parola ha detto il Verbo di Dio, perché tutto fu fatto per il Verbo di Dio e la maternità di Maria verso gli uomini doveva essere fatta anch'essa dal Verbo di Dio. E il Verbo di Dio addolorato, e il Verbo di Dio fatto uomo, e il Verbo di Dio crocifisso, e il Verbo di Dio donato all'umanità. Donna, signora, ecco il tuo figlio. Era Giovanni ai piedi della croce. Era Giovanni, ma era tutta l'umanità ai piedi della croce. E quando Gesù ha detto alla Madonna, ecco il tuo figlio, tutta l'umanità si è trovata presente nel cuore di Maria. Come si è aperto il tuo cuore, Maria? Come si è dilatato il tuo cuore, Maria? Chi può misurare la carità tua che ha abbracciato tutti i secoli e tutte le creature? E forse non solo le creature di questa povera terra, non le creature di questa povera terra, ma tutte le creature dell'universo. Perché? Perché Maria è la regina del cielo e della terra, e non è la semplice regina del cielo e della terra per un significato sterile qualunque, ma è la regina del cielo e della terra perché ha il dominio di tutto. Chi può misurare fin dove il Signore ha detto, donna, ecco il tuo figlio? Nessuno lo può misurare. E si è voltato a Giovanni ed ha detto, ecco la madre tua. E Giovanni ha sentito la parola di Gesù, ha provato il cuore e la tenerezza di questa maternità, ma non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo e questa tenerezza di maternità non la poteva ancora approfondire. L'ha approfondito dopo ed è diventato l'apostolo dell'amore. Non poteva non diventare l'apostolo dell'amore. Ha riposato sul cuore di Gesù e ha tinto da Gesù l'amore. È stato il figliolo primo di Maria, rappresentante dell'umanità, e ha assicciato dal cuore di Maria quell'immenso amore per cui la Madonna ha glorificato il Signore, l'anima mia glorifica il Signore. Che magnificat di amore hai detto tu sul Calvario, Maria, nel tuo dolore. Magnificat, anima mea Dominum. Che glorificazione hai dato a Dio, o Maria, mettendo nel tuo cuore tutti gli uomini sordi alle lodi di Dio. E per essi, cantando a Dio nel tuo dolore, l'anima mia glorifica il Signore, e tu hai abbracciato tutti i dolori della terra, ripromettendo di diluire tutti i dolori della terra, perché nei miracoli della tua potenza immensa
fosse glorificata la grandezza di Dio, l'anima mia glorifica il Signore. E allora, o Vergine bella, che tu ci hai abbracciati, che tu hai abbracciato me, povero peccatore, mamma mia dolcissima, tu hai abbracciato me e non ti sei vergognato di me e non hai rigettato me e mi hai messo nel centro del tuo cuore e ti sei donata a me, Vergine bella, in una ineffabile maniera d'amore, perché sono sacerdote tuo e perché ho in me il carattere sacro del tuo figliolo e tu hai congiunte queste due maternità in una, il sacerdozio e l'umanità, nel cuore mio, e mi hai abbracciato come il Cristo che ti si donava e come l'umanità peccatrice che ti si donava e che ti era affidata. Che cosa grande sei tu, Maria? Per questo io non mi meraviglio, o miei carissimi figlioli, che la Vergine Santa ha cantato con un tono solenne, fecit potentiam in bratio suo, dispersit superbos mente cordis sui. Come sorge la luce, e la luce dissipa le tenebre, così è sorta Maria, e ha dissipato i consigli degli empi e i consigli dei peccatori, dispersit superbos mente cordis sui. Così capisco come tutte le potenze della terra sono state deposte dinanzi a questa potenza e saranno deposte innanzi a questa potenza, perché Maria vincerà l'inferno, deposit potentes de sede, e il primo empio potente è Satana, deposit potentes de sede, e i primi empi potenti sono gli eretici scelerati e i peccatori e i critici scelerati di questo secolo e i comunisti e gli sceleratissimi comunisti che sono l'antitesi del Cristo divino e gli sceleratissimi protestanti che sono gli avulsi dal cuore di Maria e quindi gli avulsi dal seno materno e quindi non hanno più, dirò, quel cordone umbilicale, perdonatemi l'espressione, che li lega al cuore benedetto della mamma, alla vita della mamma, che è la mamma che ci ha dato il Cristo nel momento stesso nel quale moriva per noi. È un insulto dire al Cristo, rigetto la mamma, quando tu muori per noi e guardo solo te che muori per noi, ma egli è morto per noi e si è dato in Maria, e in Maria si è effuso tutto quanto. Dunque Maria, tu deponi i potenti della sede, questi falsi potenti, questi scelerati potenti, esalti gli umili, quelli che ti si abbandonano nell'umiltà, quelli che in te glorificano Dio nella tua umiltà, in quel nulla immenso e in quell'abisso di umiltà nel quale l'umanità si prostra e che tu hai colmato con Dio stesso, l'anima mia glorifica il Signore, le due antitesi, il nulla dell'umiltà, la grandezza della lode di Dio. O Maria, chi può capire questa magnificenza del tuo amore? Il cuore mio piange, o Vergine bella, perché io vorrei qui solo lacrimare e stillare lacrime su questi cari fedeli e fare che ogni lacrima fosse disinfettante, disinfettante di quelle putride cose che sono nel cuore loro. E vorrei che queste lacrime io le raccogliessi e le unissi alle lacrime tue, perché tu su questo calvario hai lacrimato, Maria, e lacrimando hai disinfettato questa povera umanità, disinfettandola l'hai abbracciata nel tuo cuore, abbracciandola nel tuo cuore, l'hai immessa nel tuo seno benedetto, l'hai fatta figlia tua e l'hai fatta per conseguenza figliola e fratella, fratelli tutti del Cristo. Hai dato a questa umanità, agli uomini della terra, questa fratellanza meravigliosa che noi non avremmo mai meritati, che non possiamo mai meritare, che abbiamo meritato soltanto per te, per cui Gesù ci ha chiamato fratelli. E allora che cosa dobbiamo dire, figlioli miei cari? Il tempo passa e sono assai dolente che passi. Esuriente simplevit bonis, ha riempiti di beni gli affamati. E gli affamati chi sono? Sono quelli che desiderano il cibo del cielo. Possiamo dire, è l'ultimo periodo di questa terra, perché nel Magnificat di Maria ci sono come le scale degradanti di tutta la storia dell'umanità. L'anima mia glorifica il Signore, ecco il creato, l'immensità del creato, la manifestazione della gloria di Dio prima che gli uomini ne fossero. Esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore, ecco il disegno di Dio nella redenzione, nell'Eden, è la luce della redenzione che si proietta e si proietta nella grande profezia di Dio.